fratello. Delle sorelle nere azzurre, un bel 0-4 a Salerno, un risultato rotondo che ci voleva per il morale, ci voleva per arrivare al meglio alla partita di martedì in Champions, che sarà una partita fondamentale, molto molto difficile. E contento perché ho detto prima del match in un video che era l'occasione giusta per fare rifiatare Miki, e abbiamo visto classe nel suo posto. Poi Miki l'abbiamo visto nella seconda parte della partita, fine partita, cosa ha fatto, 20-25 minuti, quel che è. Bene, abbiamo rivisto Pavard, abbiamo fatto riposare per un bel 60 minuti Lautaro Martinez, che entra, te ne fa 4, poi ci arriviamo piano piano. E veniamo un attimino ai singoli, perché nel primo tempo comunque non abbiamo giocato male, però comunque non eravamo tanto lucidi, e poi sterili davanti. Thuram non mi ha fatto impazzire oggi, anche se ha fatto il suo, ma non mi ha fatto impazzire. E poi Sanchez, proprio vi devo dire la verità, non mi è piaciuto, perché tanto fumo e poco arrosto. Mi è piaciuto classe. Abbiamo visto ancora Dumfries a destra e a sinistra Carlos Augusto, quindi è riposato anche Di Marco. Carlos Augusto, diciamo subito, si è dannato l'anima, non so quante palle ha messo dentro, però ne ha messe dentro tante, ma davanti non c'eravamo fino a quando in campo è entrato lui, Lautaro Martinez, il nostro toro, che ne mette 4. Io non so quante volte è capitato che un giocatore subentrante e ne mettesse 4, quindi benissimo così, un risultato tondo. Ci siamo un po' spaventati perché sull'1-0 hanno annullato un gol a loro giustamente per fuori gioco, e lì si andava sull'1-1 e un po' di spettri sono riaffiorati, però è salito in cattedra il toro subito con lo 0-2, poi partita messa senza problemi in discesa dallo 0-2, e mentalmente insomma un Inter che ritorna sicura, un Inter che ritorna consapevole dei propri mezzi, e se ci sono queste qualità, queste doti, poi la squadra non ce l'abbiamo, l'ho sempre detto, siamo molto forti. Però a livello mentale, un po' nella prima parte della partita, nella sconfitta col Sassuolo, si è fatta un attimino sentire, perché un attimino di timore, poca sicurezza è stata dimostrata secondo me nella prima parte. Però quello che fa ben sperare è che è stata una vittoria arrivata con delle rotazioni importanti, con il mister che giustamente ha dato spazio a, chiamiamole, seconde linee, che seconde linee propriamente non sono. Quello che dico io è che diamogli il tempo, però insomma mi aspettavo molto di più da Sanchez, veramente molto di più da Sanchez. L'attacco con lui oggi è stato veramente sterile, questo è quello che mi ha fatto vedere la partita. Per il resto la Salernitana non è sto squadrone, ci ha messo in difficoltà fino a un certo punto, però in difficoltà noi ci mettiamo da soli, perché è la nostra mente che ci mette tante volte in difficoltà. Ecco perché è salutare anche questo risultato rotondo, che fa molto ma molto bene alla testa dei nostri ragazzi. Quindi adesso pensiamo a martedì ci aspetta una partita molto ostica contro il Benfica, partita fondamentale, poi ne parleremo nei prossimi giorni. Ciao ragazzi, vi saluto dal Bauscia, è tutto, bella lì di Milano, il simbolo regale, il biscione dell'Internazionale. Ciao ragazzi, forza Inter.